squat kettlebell combinato con lo swing kettlebell. Come fare per eseguire questo esercizio? Allora, andiamo a prendere il nostro attrezzo e lo posizioniamo in questo modo tra le nostre mani. Quindi prendiamo la parte questa laterale dove ci sono appunto questa rotondità. Andiamo a posizionare le nostre gambe in sumo squat, quindi teniamo le punte dei piedi belle aperte verso l'esterno, la schiena bella dritta e cerchiamo di tenere le ginocchia sempre in linea con le nostre punte dei piedi, quindi non dobbiamo mai portarle in avanti. Eseguiamo il nostro sumo squat, quindi andiamo a portarci giù verso il pavimento, quindi cerco di scendere più che posso con i glutei verso il pavimento, risaliamo. Mentre faccio la risalita e in contemporanea vado ad effettuare lo swing, spingo in avanti, quindi ripetiamo il nostro sumo squat, saliamo e effettuiamo lo swing. Quando saliamo per effettuare lo swing facciamo attenzione a non andare mai a estendere completamente le gambe, quindi le mie gambe restano sempre un pochino piegate. Ciao e buon allenamento!